Mare Fuori 4. Allora, siamo qui con Pia e Desiree. Allora, quindi innanzitutto, che cosa possiamo raccontare di questa quarta stagione secretata, no spoiler, insomma nessuno ci racconta niente. Ormai questa Pia, cosa degli spoiler, fai la delatrice. No, sì, così poi no, quello che posso dire è che saranno un po' montagne russe, che sicuramente ci saranno dei profondi smottamenti, sgretolamenti, e poi vediamo il nuovo ordine che sorgerà. E soprattutto donna Wanda lì tesse le trame veramente come la vedova nera proprio, eh? Ma questo è quello che si crede. Poi in realtà questa povera donna vuole solamente proteggere il suo figlio. Certo, difende il suo ordine, ma anche quello si sgretolerà. Sei d'accordo, Desiree, con questo? Spoiler questo? Piccolo spoiler? Ta. Vabbè, ma non muore nessuno se facciamo un piccolo spoiler, dai. Con tutto quello che deve succedere. No, donna Wanda, mito totale. Grandissima donna. Secondo me alla fine, come dice Pia, alla fine è semplicemente una mamma che usa di quello che può tutte le sue risorse per proteggere suo figlio. Questo è. Del resto anche Consuelo è lo stesso ordine che tenta di difendere, e con un'attrice così straordinariamente sensibile come Desiree, che non vuole parlare di sé e sostiene di non saper parlare, e invece ha una profondità sorprendente, stupefacente e piuttosto rara, ecco, ti è. Ecco. Vedi. E soprattutto anche Consuelo, questa stagione avrà un po' di problemi, no? Perché sarà usata per le cosiddette vendette trasversali, lo possiamo dire questo? Io ho sempre paura. Vabbè, l'ho detto io, dai. Ho sempre paura a parlare perché ho paura che faccio spoiler. Però sì, Consuelo avrà delle scelte da compiere, avrà un percorso un po' arduo, però alla fine siamo tra donne, penso che ce la facciamo sempre, quello è. Per i propri figli riusciamo a fare delle cose che se non fossero appunto per i figli non avremmo fatto mai, quindi questo è secondo me la quarta stagione di Consuelo. Per suo figlio farà delle cose toste. Vabbè, giustamente. E mi attraverserà di toste. Ecco, ma invece una cosa che mi incuriosisce sempre è invece sapere che cosa vi dice la gente quando vi ferma per strada, perché ovviamente sì, vi chiederà chi è morto, chi ha sparato, cioè, ma invece riguardo i vostri di personaggi qual è la cosa più gettonata che vi viene detta? Allora, in realtà mi fa tanto ridere questa domanda, perché di solito io nella vita mi vesto tipo maschiaccio un po' tutta, quindi non mi riconoscono subito, dopo un po' mi riconoscono, ma tu sei Consuelo, sì, perché infatti questo è il bello del nostro lavoro, è stravolgere proprio quello che siamo come persona e portare poi sullo schermo tutta un'altra storia, che è raccontare a un personaggio che tante volte è molto lontano da quello che siamo. Però sai che questo no, scusa, vai, che è quello che è anche donna Wanda, perché questa donna è straordinaria. Adesso basta. No, a me sono carini. Uno mi piace quando mi chiamano Wanda, donna Wanda, no? I bambini. Donna Wanda. Però la cosa incredibile, mi dicono sempre: eravamo indecisi perché voi parlate italiano, avete un altro modo di parlare, non pensavamo. Sono troppo carini. Però guarda, Desiree, il fatto di, come dire, non essere troppo riconosciuta è forse una fortuna, perché alcuni dei tuoi compagni di cast non vivono più praticamente, quindi diciamo che... Sì, ma secondo me anche io quando succede ne vado un po' fiera, perché anche un po' fa parte del nostro mestiere, no? Quando non ti riconoscono vuol dire che un po' sei riuscita nell'intento di trasformarti, di raccontare al 100% la storia di quel personaggio lì. Mi fa piacere, però il troppo struppia, insomma, quello è un po' il concetto, no? Beh, perché insomma loro veramente non hanno una vita possibile. Pia, però anche a te ti riconoscono sempre, insomma, ormai sì, però, fai 27 serie all'anno, quindi sì, dai. Vabbè, no, quindi. Però è anche vero che io ho un'età diversa, quindi a parte i bambini, una volta è stato incredibile, tutti i bambini appresso, io correvo a prendere il treno, una roba, però ovviamente non è quel livello lì, no, quello credo che sia veramente difficile.
comunque io vi sconsiglio di portare Pia Lanciotti a cena fuori, perché è una cosa impossibile. Mangia così tanto? No, perché la gente viene in continuazione a tavola, cioè non si riesce ad avere... Basta, non ci interessa. Ma tu sei quella di Mare Fuori, sì, e tu sei la compagna mangiare. Di... A te invece te riconoscono raramente. Loro lo capiscono dopo, perché lei, capito, tutta così bella con questi oppure arriva con i cappelli. Ma solo perché ci sei tu, quindi associano. Sì, ma poi vedono una figa spaziale. Cioè, aspetta, non è che magari pure lei, ma aspetta. Oh, è Consuelo. Consuelo. E allora, visto che ti piace fare il maschiaccio, invece, qual è il ruolo che sogni di interpretare? Dai. Allora, in realtà io non... cioè, tutto quello che ho sognato finora mi è arrivato, quindi sono aperta all'universo per quello che arriverà, perché... Sì, ho fatto anche un ruolo dove facevo una lottatrice che ho sempre voluto fare. Quello che succede in questa stagione a Consuelo è anche una cosa che ho sempre voluto interpretare ed è successo, quindi sono aperta all'universo, a quello che verrà. Vabbè, diciamo, sei proprio una delle più fortunate del cast, dai. Sono molto fortunata. La fama, ma non troppo, il ruolo che volevi, meglio di esatto, così. Esatto, bella come il sole. Vabbè, quello era già di default. Niente, vabbè, Pina, Pia, a te non chiedo che ruolo vuoi interpretare, perché... ormai ha fatto tutto. Li fai tutti, ma magari quindi. Ma cosa state dicendo? Avete un'idea? Va bene, allora dai, dici anche tu, paura, che magari un produttore ti ascolta e io te vorrei lo fare i ruoli che fa Olivia Colman o Kate Blanchett, oppure la regina, qui. Yes, all the queens of England. Vabbè, se all si decideranno a fare Savoia prima I o poi... hate that, perché ci vorrebbe qualcosa proprio di bello, di fondo, capito? Sarebbe molto bello. Va bene, se avete una donna aristocratica, via. No, vi prego, basta, no. Queste donne aristocratiche. Da regina in su, insomma, non... Sì, o regina, eccetera, oppure quelle, insomma, delle donne vere. Ah, beh, perfetta. Un po' come la Cortellesi di questo film, dell'ultimo film. Anche. Ma no, mi muovo di più sulle cose. Sulle cose straniere. Ok, vabbè, ma giustamente. Ma col successo che c'ha la serie in tutto il mondo. Giustamente. Va bene, dai, allora dateci l'appuntamento. Per queste prime sei puntate, finalmente. Prime sei puntate dal 1 febbraio su Rai Play e dal 14 febbraio su Rai 2. Yes, primo di febbraio. Grazie e complimenti a entrambi. Che tra l'altro è il suo compleanno. Ah, è vero, ci eravamo dimenticati che oggi è il tuo compleanno, Pia. No, il primo febbraio è il mio compleanno. I'm an Aquarius. Quindi il giorno in cui la serie verrà rilasciata. Va bene, allora, per voi che vedrete questa intervista il giorno della messa in onda, ricordate di mandare un messaggio a Pia per fare gli auguri, per i suoi 27 anni più IVA. Esatto. Grazie e complimenti a entrambe.